Il punto fondamentale della decisione della consulta è che per la prima volta rispetto alla salute dei pazienti e a quelle situazioni di forte sofferenza, oltre che accedere alla palliazione, alla cura della terapia, alla terapia del dolore, a tutta una serie di terapie che hanno come obiettivo l'eliminamento delle sofferenze, si introduce la possibilità di interrompere l'esistenza attraverso la somministrazione di un farmaco letale. Questa è una novità assoluta, in Europa, nell'Unione Europea solo 3 paesi hanno questa possibilità, l'Italia è il quarto. La ritengo dunque una decisione molto grave, certamente la Corte ha messo dei paletti, quindi ci devono essere alcuni requisiti per accedere a questa possibilità, ma resta fermo che essendo la decisione della Corte un modello, anche una legge, perché ha la forza in fondo di legge, a questo punto abbiamo aperto un orizzonte dove probabilmente proprio le persone più fragili, più vulnerabili, potranno essere spinte ad accedere a questa situazione di interruzione della propria vita. Questo, tanto più fosse incardinato nel sistema sanitario, tanto più sarebbe, mi si passi l'espressione, devastante, perché il nostro sistema sanitario invece è concentrato sulla cura, sulla terapia, anche davanti alle situazioni inguaribili che tuttavia vanno avanti negli anni e si cerca in tutti i casi di mantenere un livello di qualità della vita soddisfacente. Invece se si arriva a questa nuova possibilità posso immaginare le pressioni, i temi di costi di spesa, i temi delle persone che non hanno vicino nessuno e che saranno probabilmente spinte ad avviarsi verso questo modello. Quindi purtroppo si è partiti da un caso singolo estremo e questo caso singolo estremo ha dettato una regola che invece vale per la generalità dei consociati. Professore, lei ha chiesto di indirizzarsi verso la riduzione dell'impatto sociale di questa sentenza. Ci sono margini di manovra? Allora, la Corte stessa riconosce che sia necessaria, indispensabile, dice la Corte, una legge. E la legge dovrà attenersi ai principi che ho esposto e tuttavia certamente la legge può ridurre al minimo l'impatto, verificando intanto davvero che siamo davanti a situazioni di fine vita con grandissima sofferenza e non davanti a situazioni di disabilità che invece possono essere superate e che peraltro non c'è neanche questa istanza sociale di richiesta. E d'altro lato occorrerà che la legge verifichi fino in fondo anche che non ci siano temi un po' cinici di abbattimento dei costi, perché sa, pochi anni fa è stata fatta una legge sulla terapia del dolore, sulle cure palliative, non c'è dubbio che il tema centrale è il dolore fisico, il dolore psichico, tanto più si investe in questo settore, tanto meno ci saranno richieste di interrompere la propria esistenza, perché sappiamo tutti che anche la fase finale della propria vita può portare tanta ricchezza e tanti rapporti umani, di solidarietà, di affetto verso le persone che sono vicine. È una fase della vita vera e propria. Se questa fase invece viene interrotta, certamente perché c'è dietro una fortissima sofferenza. Ecco, dobbiamo soprattutto mirare a ridurre al massimo questa sofferenza, ma non con l'interruzione della vita, perché questa è una via per certi versi facile da un punto di vista tecnico e che in realtà significa rimuovere il problema. Questo è il grande tema della solidarietà e dell'impatto sociale e continuiamo a riflettere perché l'Italia diventa il quarto paese e ce ne sono altri 24 che in realtà nell'Unione Europea non hanno l'eutanasia attiva. Questa deve essere una riflessione molto franca tra tutte le persone che hanno a cuore la vulnerabilità e la fragilità dei malati. La CEI, per voce del Cardinale Bassetti, ha chiesto con forza che si garantisca l'obiezione di coscienza. Questo è un punto fondamentale. È un punto fondamentale e che oltre alla CEI c'è anche la Federazione dei Medici che sta chiedendo che il medico invece mantenga inalterato la sua relazione di cura con il paziente, dove da millenni, in base al giuramento di Ippocrate, non può mai somministrare un veleno, un farmaco letale
al paziente che ne faccia richiesta, che ne faccia richiesta espressa. Questo è un principio di civiltà, perché tutta la medicina, tutte le strutture sanitarie hanno l'obiettivo di curare, dove è possibile guarire, ma in particolare di dare una mano alle persone più sofferenti. Nel momento in cui si ribalta questo principio e invece entra in ballo la possibilità di somministrare un farmaco letale, si sta coinvolgendo un'altra persona, un'altra struttura, un altro soggetto sanitario, e qui certo entra in gioco la coscienza delle persone che sono chiamate a porre in essere questo atto esiziale, ad aiutare quantomeno a porlo in essere. Ecco, questo ritengo che sia in grave conflitto con la coscienza, la deontologia medica, e penso che su questo si apriranno anche dei forti contrasti anche a livello giurisprudenziale, perché la deontologia medica, quando dice di non somministrare un veleno, è un principio cardine, e neanche una legge può sovvertire un principio cardine che è tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, perché quando il principio cardine non somministrare un veleno significa che il principio è ancorato a quei diritti inviolabili della persona, alla tutela della vita e dell'esistenza, che non c'è legge dello Stato che possa sovvertire. Professore, ma per lei questa sentenza è stata una sorpresa? No, la sentenza non è stata affatto una sorpresa, perché è stata preceduta 10 mesi fa da un'ordinanza della Corte che aveva già anticipato il contenuto della sentenza. Aveva detto la sentenza sarà così come poi è uscita ieri, e aveva dato però 10 mesi di tempo al Parlamento per poter legiferare in materia, onde evitare che arrivasse questa sentenza. Il Parlamento purtroppo non ha risposto a questa richiesta, e qui si apre tutto un altro tema dell'impegno dei parlamentari e di quanto questi parlamentari hanno davvero a cuore i temi che impattano di più sulla vita sociale. Hanno a cuore tanti temi economici, che ci mancherebbe altro, ma talvolta sono più importanti i temi di matrice antropologica, come il fine vita, l'eutanasia, il dolore.